Scommettiamo che sei un intenditore di calcio? Con Aleabet trovi tutte le scommesse che vuoi, di tutti gli sport, in ogni momento, anche live, su PC e mobile. Mettiti alla prova. Aleabet, il divertimento che merita. Si chiude con la divisione della posta in palio la sesta di ritorno tra Cremisi e l'Urbania, che sostanzialmente non accontenta nessuna delle due compagini. Premiata in parte la velocità degli ospiti di portare a casa un punto per muovere la classifica, mentre per i padroni di casa un'occasione persa per allungare in classifica sul Porto d'Ascoli, in attesa proprio dello scontro diretto tra una settimana. Un Tolentino non brillante, soprattutto nella ripresa, in parte giustificata anche dalla gara disputata a metà settimana, nel recupero vittorioso contro il Coridonia. Ha letto comunque bene la gara mister Fucili, che con un pressing alto ha evitato l'opportunità della consueta manovra e velocità dei cremisi, e alla fine la recriminazione più grande è proprio per la formazione ospite, con l'opportunità non sfruttata a meglio da Sacchi. Le cose migliori della partita nella prima frazione di gioco si vedono proprio nei primi minuti. Al quarto minuto vantaggio cremisi, angolo battuto da Mongello, sfera in aria di controbalzo, Adami supera il portiere ospite, anche se la rete viene concessa con qualche istante di ritardo dopo un'intesa tra guardalinee e direttore di gara. Gli ospiti però non si perdono d'animo e così al primo affondo trovano il pari. Rilancio dalle retrovie dei biancorossi ospiti, Pagliardini d'esperienza anticipa Focante. Apertura immediata all'indirizzo di Lorenzo Sacchi, che con una staffilata supera l'estremo difensore cremisi. Ancora gli ospiti a rendersi pericolosi quando al sedicesimo, sistemato sul settore sinistro, entra in aria ancora la formazione con Sacchi, con la conclusione che però determina sul fondo. Al diciannovesimo ripartenza del Tolentino, recupero di Senegalesi che dopo essersi liberato di tre avversari prova la conclusione che finisce però ancora sul fondo. Si arriva al trentunesimo, Capitan Ruggeri viene fermato poco fuori dall'area di rigore, pronto alla battuta va Senegalesi, pallone a scavalcare la barriera, ma in qualche maniera l'estremo difensore ospite riesce comunque a deviare in angolo. Si va nella ripresa al secondo minuto da Gobbi a Gasparini, apertura per Ruggeri, cross verso Mongello che anziché schiacciare il pallone in rete manda direttamente sul fondo. Un'opportunità questa veramente grande che il Tolentino non riesce a concretizzare. Passiamo al sedicesimo, bellissima giocata ospite, azione di contropiede da Bagliardini a Lorenzo Sacchi, stoccata che si stampa però sul palo alla sinistra dell'estremo difensore Palmieri. Al 38esimo l'ultima opportunità della gara, una punizione in favore dei padroni di casa, fortissima la battuta da parte di Adami ma il pallone non si insacca in rete. Il tempo trascorre e si arriva così al triplice fischio finale con le due formazioni che alla fine sono costrette a dividersi la posta in palio.